sono emozionata e commossa. Commossa perché vedo che questa mia idea, che è nata non so bene per quale strano motivo, sta prendendo forma e vedo che moltissimi stanno aderendo a questa iniziativa con il cuore, e questo mi fa veramente felice e sono davvero commossa e felice, devo dire la verità. L'idea che è nata e che ha avuto soprattutto il supporto del mio gruppo musicale e del mio press... Com'è che ti chiami? Press cosa? Press agent, no. Diciamo che è un'idea che ha preso forma ed è soprattutto un'idea che è venuta per il fatto che noi vogliamo aiutare gli animali, vogliamo creare un grande movimento in supporto degli animali, perché per colmare una grandissima ingiustizia. Secondo noi, secondo me, si sta facendo un'ingiustizia incredibile. È l'olocausto peggiore della storia, da quando è nata la storia dell'uomo. Quello che stanno subendo gli animali è una cosa indescrivibile ed è qualcosa che non mi fa dormire di notte. E io penso che molti di voi capiscano quello che provo. E allora mi sono detta, ma perché non unire... Noi siamo tutti quanti, la maggior parte di noi sono attivisti nei confronti dei diritti degli animali, ma abbiamo anche una cosa in più. Madre Natura ci ha dotati di un elemento che sono le nostre arti. E allora perché non usare le nostre arti per un nobile scopo? Qua ci sono tante persone, sono artisti, ci sono musicisti, ci sono scrittori, fotografi, registi, attori. Perché non unire le forze per creare un grande movimento? Un movimento che faccia un atto di giustizia. Ecco, io credo che siamo legati non solo da questo sentimento di empatia verso gli animali, ma anche da una grande indignazione. È vero o no? Io sono indignata e credo che tutti voi siate indignati. Siamo indignati perché non accettiamo il sopruso che viene fatto sugli animali. Non lo sopportiamo, è vero? È vero o no? Ecco. E allora dobbiamo unirci per creare un grande movimento. Noi qua siamo quelli che siamo, ma ci sono tantissimi che ci stanno seguendo. La nostra azione è nata da poco, però come vedete da quel manifesto sono più di 90 ormai che stanno aderendo in tutto il mondo, non solo in Italia, cominciano anche all'estero. Io credo che dobbiamo unirci per gli animali e avere questo come scopo, non tanto quello di emergere noi come persone. A me non interessa questo, sappiatelo. A me interessa che ci uniamo per loro, per gli animali, per fare un atto per colmare un atto, un sopruso e fare un atto di giustizia verso di loro. Qua sono rappresentate molte aree di artisti. Molti non sono potuti intervenire perché sono lontani. Però ci hanno mandato dei messaggi, ci hanno mandato dei video che vogliamo farvi vedere, perché anche questo dimostra quanto questa azione sia in qualche modo sentita. Quindi facciamo vedere questi video. Iniziamo con Bruno Bozzetto, che è quello che ci ha sostenuti fin dall'inizio con i suoi disegni, l'avete visti dappertutto, è un grande sostenitore, il grande disegnatore di fama mondiale. Buonasera. Non ho potuto essere con voi, mi dispiace moltissimo, ma Rosalba Nattero mi ha chiesto di porgervi un saluto col telefonino, cosa che mi trova abbastanza a disagio perché non sono abituato a fare questo genere di cose, ma vi saluto caramente tutti, pur non conoscendovi, perché chi ama gli animali è comunque mio amico. Ricordiamoci che gli animali sono tutti uguali, non ci sono quelli da compagnia e gli altri, vanno tutti trattati alla stessa maniera, tutti chiedono una sola cosa, di essere amati, di vivere, e non chiedono nulla in cambio salvo dell'affetto e un po' di cibo. Quindi il nostro compito è semplicemente quello di spiegare alla gente, in modo che si rendano conto di ciò che sta succedendo, di questo olocausto più grande della storia da quando è apparso l'uomo sulla terra,
semplicemente per soddisfare un gradevole gusto in bocca. Direi che è un po' poco ed è terribile. Ogni animale, anche il più umile, quando viene trattato in una certa maniera e vive in un ambiente favorevole e non ostile, rivela una propria personalità e un'intelligenza che sono veramente notevoli. Quindi auguro agli United Artists for Animals di riunire attorno a sé il più gran numero di persone ed artisti che hanno ancora un cuore e un amore verso i nostri sfortunati fratelli animali. Grazie per quello che fate, per quello che farete, buon divertimento e spero un giorno di conoscervi tutti. Arrivederci. Ciao a tutti, sono Red Canziano. Volevo dirvi che ho aderito a questa iniziativa nobile e bellissima di Artists Unite for Animals perché credo che noi, proprio utilizzando la popolarità e la nostra maniera di comunicare e di stare a contatto con tante persone, possiamo fare qualcosa per questi nostri amici silenziosi che non hanno la parola per difendersi e che troppo spesso vengono maltrattati. Grazie. Cari amici artisti, uniamoci per la difesa degli animali. Usiamo il nostro cuore, le nostre arti per creare un movimento che dia voce ai fratelli, i nostri fratelli che non hanno voce. Uniamoci ad Artists United for Animals. Da Giosquino, tanti baci, tutti belli. Lui è Rocco. E io sono Massimo Vertmuller e sostengo Artists United for Animals. Io da Rocco ho imparato tanto. Ho imparato un'attenzione e un amore maggiore per tutta la vita che mi circonda, perché lui la conserva intatta, pura, per l'idea di vita sacra negli occhi. E poi mi ha insegnato la lealtà, l'amore incondizionato, e vale la pena battersi per loro, come per battersi, vale la pena battersi per tutte le creature più fragili e indifese di noi, bambini, vecchi, le madri. Gli animali non hanno voce e forza per farlo da soli, noi abbiamo il dovere di farlo, anche perché sono le creature più belle su questo pianeta. Buongiorno a tutti, sono Anna Ferruzzo e sono felice di sostenere Artists Unite for Animals, è un'associazione che si occupa dei diritti degli animali. Personalmente credo che il tempo che noi dedichiamo ai nostri animali e il tempo che loro dedicano a noi sia il nostro tempo migliore e penso che sia necessario sempre sostenere associazioni che come queste si occupano dei diritti degli animali, per cui vi invito a partecipare e a sostenere Artists Unite for Animals. Da me e da Petta un bacio e un abbraccio. Amici, io sono via per lavoro, non posso essere con voi questa sera, ma in questo momento sono in treno tra l'altro, ma sono con voi con tutto il mio cuore, mi auguro che ci siano tantissimi di artisti a questo primo party per i nostri animals, quindi insieme, tutti insieme per i nostri 4 zampe, 1000 zampe, 500 zampe, una zampa. Mi raccomando, tutti uniti per i nostri amici animali, anche perché io non lo so se sono un artista, ma di sicuro sono un animale. Ciao! Mi porto anche i saluti di Margherita Fumero, che non ha potuto essere qui questa sera perché sta girando un film lontano da qui. E mi ha detto di dirvi queste testuali parole: avrei voluto fare un video ma non sono capace. Però voleva salutarci tutti. Io inviterei il vicepresidente dell'associazione a dire qualcosa su questa iniziativa. Grazie. Io vorrei solo ricordare una cosa che a livello personale ritengo molto importante. Io ritengo, la mia personale convinzione, che l'umanità sia divisa in due parti. In una parte ci sono i popoli naturali, cioè creature come noi, umani, che vivono praticamente a contatto con la natura e con la natura
traggono dei benefici di spiritualità e anche di benessere fisico. E poi c'è una società naturale che praticamente può essere distinta col concetto di ecospiritualità, cioè ovvero quindi un'armonia interiore che si esprime poi a livello ambientale. Poi c'è l'altra parte che è la società maggioritaria, è quella in cui tutti noi siamo nati e apparteniamo purtroppo, che è ben diversa dalla società naturale, perché è una società piramidale fatta di strutture dove gli individui non sono più liberi ma sono costretti a seguire degli schemi. Ora, questi schemi li portano a bruciare delle potenzialità, però per fortuna la natura ci ha pensato bene a creare degli anticorpi in questa società maggioritaria, lasciando la possibilità che delle persone come noi possano emergere a livello di arte. E quindi artisti che riflettono il volto della natura, quindi la loro sensibilità non è solo una sensibilità di comodo, ma una sensibilità che si vuole ribellare in tutte le maniere possibili, comunque, che si vuole ribellare alle morali e ai dettami della società maggioritaria. E io ritengo molto importante, perché questo definisce chi è praticamente l'artista, cioè noi siamo delle creature libere che possiamo aiutare i nostri fratelli, che tutti i figli di Madre Terra, che sono costretti a vivere come vivono in mattatoio o prigionieri nei circhi e cose di questo genere. Io chiamerei qua il comico vegano Manuel Negro, perché è il primo assoluto che ha fatto parte del progetto, quindi ha una sua importanza, insomma è il primo, the first. Grazie, un applauso intanto a Rosalba per avermi invitato, sono contentissimo, devo dire che sono stato il primo e questo mi inorgoglisce, ma sapete cosa è successo, mi ha scritto lei, ha detto: Manuel, facciamo questa bellissima cosa nuova che è Artists United for, senti come lo dico bene, si sente l'accento londinese in provincia di Crotone, e quindi ha detto: facciamo questa bellissima associazione, tu vuoi farne parte? Ha detto: e ormai sei obbligato, perché ho scritto il tuo nome, è uscito sul giornale, quindi sei obbligato a farlo. Io ho detto: vabbè, ma non c'era bisogno di obbligarmi, l'avrei fatto assolutamente con tutto il piacere possibile. E quindi l'ho fatto e sono felicissimo di averlo fatto. Adesso poi parlare dopo Giancarlo è terribile, perché lui sale, dice delle cose culturalmente su un altro pianeta con dei termini che io neanche conosco, peraltro. La cosa che ho capito, l'unica è stata animali, artisti, non più di tanto, poi le cose più complesse è stato difficile e quindi c'è un po' di imbarazzo, però sono contento, insomma. Il mio lavoro è sempre molto amato, come vedete, infatti Rosalba ha detto: dai, di due cazzate. Che è bellissimo, come mia madre quando dice: ma tu, il suo figlio che lavoro fa? Ma fa lo scemo. Cioè, questo è il massimo. No, meglio dovrei dire: ho iniziato a mangiare in modo diverso. Infatti, come voi sapete, io da quando sono vegano, per motivi etici ovviamente, non mangio più né carne, né pesce, né derivati animali come latte, latticini, uova, miele. Da quando sono vegano, però, mia madre ha un'unica fissazione, mi guarda e mi dice: Manuel, ma come sei magro? Te le sei fatte le analisi? Sì, ma non ho più il sangue, la clorofilla. Però la frase più clamorosa che mi ha detto mia madre, sai qual è stata? Manuel, mi raccomando, se fai un figlio, non farlo mangiare vegano perché poi è denutrito. È l'assistente sociale. Te lo prende. Le ho detto: mamma, ti ricordo che io a 6 anni ero alto 90 cm, pesavo 96 kg, non riuscivo a deambulare, rotolavo, anche a me l'assistente sociale mi doveva prendere. Sì, però non ti ha preso, minchia, non riuscivo ad alzarmi. Quando si parla di sfruttamento animale, che è la cosa che più ci sta a cuore, bisogna rendersi conto di come nella nostra società ci sono delle grandissime contraddizioni. Perché se uno dice salviamo cani e gatti,
Bravo! Sei un eroe. Se dici salviamo tutti gli altri animali dalla mattanza non mangiandoli, sei un pazzo estremista. Ma come sappiamo, la distinzione che noi facciamo tra gli animali non è una distinzione naturale, è una distinzione culturale, cioè dipende dalla cultura del paese in cui stai vivendo. Come sapete, scandalizzarsi perché uno mangia il cane, non scandalizzarsi perché uno mangia il coniglio, questo tecnicamente si definisce specismo. Lo specismo è in assoluto, non sto a spiegarlo, sapete di che si tratta, rispettare gli esseri viventi in modo diverso a seconda della loro specie di appartenenza. Ecco, questo io credo sia la cosa che noi dobbiamo combattere fermamente, quotidianamente. Lo specismo va combattuto il più possibile perché, come qualcuno più intelligente di me ha detto, anche se ci vuole poco, se un bambino cresce pensando che un animale sia meglio di un altro, magari da grande potrebbe pensare che un uomo è meglio di un altro, oppure che un uomo è meglio di una donna. Quindi dobbiamo combattere lo specismo sempre e fermamente e quotidianamente. Allora, diciamo questa cosa del latte, così concludiamo con una risatina. Manuel, ma tu bevi il latte di mucca? Un classico. Dico, no, non sono un vitello, non bevo il latte di mucca. Dice, vabbè Manuel, ma tanto la mucca, se tu non la mungi, poi esplode. Pensavamo di fare, di aprire una bacheca sul nostro sito web, dove voi potete scrivere quello che sono i vostri progetti e poi li valuteremo insieme. Un progetto a cui stiamo pensando e che è fattibile è ad esempio di fare un convegno annuale che potrebbe essere già quest'ottobre potremmo fare un convegno al Teatro 7, che è dove c'è anche Rete 7, in cui ognuno si può esibire e verrà trasmesso in diretta su Sky. Questo è già una cosa che è possibile fare. E quindi questo prendetelo già come un impegno che, se volete, possiamo fare insieme. Poi c'è questa sala, partendo dal minimo, perché poi io mi auguro che potremo fare grandissime cose, grandi eventi. Diamoci appuntamento per un prossimo evento, questo è stato il primo e ce ne saranno molti altri. Grazie.